Casagrande che sbaglia poi una serie di stoppate. Non ci sono fischi, si continua. Marchetti, Fabi, Teramo meno uno, 45 secondi e palla in mano. Marchetti di alta da tre punti, sbaglia e c'è il fallo di Simone Centanni sul tiro da tre punti di Gianluca Marchetti. Tre tiri liberi per Gianluca Marchetti. Un punto di vantaggio per la Luciana Mosconi. Marchetti dalla lunetta realizza il primo, il punto numero 16 della sua grandissima partita, tutta energia e dinamismo. Sbaglia il secondo, poi ci saranno 41 secondi per chiudere. Sbaglia anche il terzo, 1 su 3, si rimane tutti in parità, 37 secondi alla fine. Filippo Centanni, ancora contro Marchetti. Filippo Centanni lavora con Marchetti, Simone Centanni da tre punti, realizza Simone Centanni il canestro del più 3 a 26 secondi alla fine. E time out per coach Domizioli. Teramo, Marchetti in palleggio. Filippo Centanni, Polonara sfugge, Marchetti alla retroguardia anconetana, tutto facile per il canestro del meno 1, 16 secondi, Simone Centanni, il fallo su di lui da parte di Fabi. Due liberi per Simone Centanni. Simone Centanni sbaglia il primo. 73-72. Realizza il secondo con l'aiuto del ferro, 74-72. Signorini, va Signorini, va a sbagliare, il fallo è di Luini a 2 secondi dalla fine della partita. Luini ha mandato in lunetta a Romando e time out. Non ci sono time out, sono il quinto fallo da parte di Luini. Due liberi di Aromando. Ora Domizioli ha rimesso dentro Pavicevic. Liberi per Aromando per impattare a quota 74. Primo tiro è sbagliato, l'errore di Aromando, 2 secondi e 68 centesimi alla fine del match, l'errore di Aromando. Fa una finta addirittura sul tiro libero, ovviamente c'è tensione. Nervi a fior di pelle anche, la tensione è evidente in questo finale incredibile. Aromando sbaglia anche questo, rimbalzo di Baldoni, il rimbalzo di Baldoni e finisce qui la Luciana Mosconi. Ancona vince il primo match della stagione, 74-72.